2021 per la 600 Super Sport, seconda gara dopo quella dominata il giorno precedente da Roberto Mercandelli, e subito Massimo Roccoli con una grande partenza che va a prendere il comando con l'ingresso all'esterno, la variante del tamburello, scorre tutto il gruppo. Naturalmente Mercandelli viene considerato grande favorito e in effetti lui va subito all'attacco per cercare di allungare, passa Massimo Roccoli e va al comando, ma Roccoli non ci sta, risponde, innesca un bel duello e si riporta al comando, bene anche Bussolotti, bene anche Kevin Manfredi, e qui di nuovo Mercandelli su Massimo Roccoli, questa volta l'ex campione italiano non può andare a recuperare, quindi deve lasciare passare, e poi invece il colpo di scena, problema tecnico per Caricasulo, qui invece una caduta con Filippo Foligni, l'uscita della variante alta, per fortuna non ci sono altri contatti o altre conseguenze, davvero sfortunato come avete visto Federico Caricasulo dopo la scivolata del giorno precedente. Ci prova in tutti i modi Mercandelli ad allungare, un bel ritmo di gara, ma dietro non mollano, recuperano con grande decisione, qui bellissimo l'attacco di Bussolotti su un ottimo Kevin Manfredi, Davide Stirpe e c'è anche Valtulini in rimonta, mentre in questa fase Roccoli ha perso un po' più di terreno e Mercandelli sembra potersi difendere, ma invece no, subisce l'attacco e un tracollo per lui nel finale, spunta Bussolotti che vince lo scontro diretto con Kevin Manfredi e Davide Stirpe che chiudono al secondo e al terzo posto, Mercandelli solo ottavo.